Sono tre le persone arrestate dalla polizia e altre 11 denunciate per l'assalto all'ospedale Santo Spirito di Pescara avvenuto nei giorni scorsi a chiusura delle indagini della Procura della Repubblica del capoluogo adriatico. I fatti contestati agli arrestati risalgono a quando il nosocomio pescarese è stato preso d'assalto da una quarantina di persone di etnia rom a seguito della morte di un parente nel reparto di oncologia. Il gruppo, forzando le porte di accesso del reparto, si è accanito sulle suppellettili distruggendo porte, tavoli, mobili, tanto da rendere necessario l'intervento della guardia giurata in servizio, che ha provveduto a chiamare il numero di emergenza, consentendo alle pattuglie della volante, della questura e dei carabinieri di giungere sul posto per riportare la calma. Per due fratelli e una donna sono scattati gli arresti perché l'episodio ha comportato la revoca di benefici di legge dei quali godevano. I due uomini sono stati accompagnati nel carcere di Pescara, la donna nella casa circondariale di Chieti. A condurre l'operazione, effettuata intorno alle 9 di questa mattina, è stata la squadra mobile della questura di Pescara, capitanata da Gianluca Di Frischia. Altre 11, dicevamo, le persone denunciate dopo essere state identificate quali parti attive nel raid ai danni del reparto di oncologia.